Si è conclusa l'ottava edizione del Premio Nazionale Giovedì Scienza dedicato ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani organizzato dall'Associazione Torinese Centro Scienza. La premiazione è avvenuta giovedì 9 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. La vincitrice è Edvige Pezzulli dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sezione di Roma, con il progetto I primi buchi neri nell'universo. Il mio progetto di ricerca riguarda la nascita e la formazione dei primi buchi neri supermassicci, che sono un argomento di punta dell'astrofisica moderna, perché nelle prime galassie che si sono formate nell'universo, che sono tendenzialmente più piccole e più irregolari di quelle che vediamo attorno a noi, ogni tanto si osservano dei giganti, dei buchi neri supermassicci con delle masse di miliardi di volte la massa del nostro Sole. E quindi capire come abbiano fatto a crescere in così poco tempo, visto che queste prime galassie sono agli albori in un universo giovanissimo, si trova in un universo giovanissimo, è un argomento ancora aperto, una domanda ancora aperta. Da alcune edizioni al Premio Giovedì Scienza si affiancano altri riconoscimenti. Valentina Cerrato del Neuroscience Institute Cavalieri Otto Lenghi si è aggiudicata con un progetto che sottolinea l'importanza degli astrociti nello sviluppo e nella plasticità del nostro cervello il premio speciale Elena Benaduce. Io mi sono occupata di studiare come nascono e come si sviluppano gli astrociti, che sono delle cellule del nostro cervello che sono state a lungo dimenticate perché considerate tutte uguali e come semplice colla che tiene insieme il cervello, ma in realtà si stanno rivelando molto molto importanti per lo sviluppo dei neuroni, per il loro corretto funzionamento e che sono anche coinvolte in numerose malattie neurodegenerative e non solo. Doppio podio invece per il premio Futuro, sensibile all'interazione tra mondo scientifico e tessuto economico, assegnato ad Andrea Longobardo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, sezione di Roma, e a Emilia Petronievic dell'Università La Sapienza di Roma. Per Giovedì Scienza Futuro ho presentato un progetto di fattibilità su come aumentare l'enantioselettività delle molecole chirali utilizzando i dispositivi nanofotonici. Quindi mi occupo di nanofotonica e il comportamento di metamateriali con le molecole chirali. Questo è CAM, il sensore che abbiamo sviluppato come INAF, CNR e Politecnico di Milano. Nasce per misurare la contaminazione nello spazio che può danneggiare la costosa strumentazione a bordo, ma qui abbiamo presentato anche un'applicazione terrestre per il monitoraggio dei gas e delle polveri sottili prodotte dall'inquinamento, che è una tematica molto attuale. Jessica Chicco, del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Torino, ha conquistato il premio Industria 4.0. Il mio progetto consiste nello stoccaggio del calore nel sottosuolo. Ad esempio, ci sono tanti impianti di riscaldamento, di riaffrescamento, che producono molta energia e spesso non ce n'è un effettivo bisogno. Allora, questi impianti di stoccaggio permettono di accumulare nel terreno determinate quantità di energia e che servono poi successivamente a compensare i deficit stagionali delle prossime stagioni.